Incidente spettacolare che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello avvenuto oggi 18 marzo in via Armando Diaz a Vicenza, poco prima delle 15. Una Toyota Yaris ha saltato il cordolo di cemento che divide i due sensi di marcia, colpendo frontalmente un furgone che giungeva dalla parte opposta. Ad avere la peggio i due occupanti dell'utilitaria rimasti bloccati tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco, arrivati dalla vicina stazione sul luogo del sinistro, hanno lavorato con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Dopo aver estratto autista e passeggero, il SUEM ha proceduto con il trasporto all'ospedale, illeso l'autista del furgone cassonato. Sul posto carabinieri e polizia locale, le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.